Vabbè, 7 minuti. Così intanto ci ricordiamo di spegnere o di abbassare, di silenziare i cellulari. Ci risiamo, ricominciamo. Direi che il pubblico di stasera è certamente all'altezza, non come qualità, ma anche come, non solo come qualità, ma anche come numero. Inizia questa 21ª avventura del festival e siamo tutti così ansiosi finalmente dopo tanto lavoro di poterci sedere e fare la cosa che ci piace di più, che è ascoltare la musica che eseguiranno questa sera in particolare gli insegnanti e i musicisti, mi sembra riduttivo chiamarli studenti, i musicisti del festival. Devo dire un po' le cose di circostanza, ma insomma sono anche vere. Il festival è il risultato del lavoro di tante persone della nostra associazione, ma ovviamente che ha bisogno della collaborazione fondamentale dell'amministrazione comunale, dei tanti volontari che ci seguono durante l'anno e in questa fase calda con tante attività. E anche, direi, soprattutto, anche perché è importante dal punto di vista economico, il contributo dell'amministrazione comunale dall'altro, da un lato, ma anche quello degli sponsor, degli imprenditori di Casalmaggiore e Casalaschi che continuano a credere nel festival. Guardate, l'ho già detto un'altra volta, guardate con attenzione l'ultima pagina del libretto e dite in silenzio una piccola preghiera di ringraziamento a coloro che ci finanziano anche quest'anno e ci consentono di organizzare al meglio il festival. Siamo riusciti anche quest'anno, grazie all'ospitalità della Fondazione Busi, a organizzare alcuni dei concerti in questo posto che per noi è ideale, perché siamo vicini alla piazza, perché c'è un'acustica da sala da concerto. E tra l'altro stasera il tempo è molto bello perché c'è la temperatura ideale per stare all'aperto e godersi la musica. Ci saranno altri appuntamenti qui in questo cortile. Adesso avete a disposizione il calendario del festival e quindi lo potete consultare, a cominciare da venerdì prossimo, ma tutte le sere il festival ci riserverà della ottima musica e delle sorprese. Quest'anno, così lo dico soprattutto ai soci e a coloro che volessero associarsi, nella prima serata di gala, il 22 di luglio, verrà assegnato per la prima volta un premio del pubblico al musicista che secondo noi, che secondo insomma il parere di chi ha partecipato al festival, ha eseguito la migliore performance. Quindi vi invito ad ascoltare con ancora più attenzione i concerti, non tanto questa sera visto che si esibiranno gli insegnanti in prima, come solisti, ma a partire da domani, proprio per poter esprimere così, la vostra opinione in maniera assolutamente libera e così, insomma, senza condizionamenti, giusto per l'apprezzamento che dobbiamo a questi musicisti. Io vi ringrazio, ormai siamo pronti e quindi possiamo partire. Buon festival a tutti.
Thank you.
Thank you.
Aspetta che ti parla, se non lo dici come faccio a saperlo? Approfitto dell'acustica. No, ti vogliamo sentire. È un'occasione veramente rara questa, perché il maestro Lee Kun-sing credo che da 20 anni non suoni in pubblico. Però il tempo passato non gli ha fatto perdere la virtù e lo smalto che avevano fatto di Lee Kun-sing un monumento del pianismo internazionale. Credo che dobbiamo essergli grati per l'occasione che ci ha offerto questa sera. Thank you.
Allora, intanto che i nostri musicisti si riposano un attimo, il nostro primo cittadino voleva salutarci. Prego. Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti alla 21ª edizione del Casalmaggiore International Festival. Stamattina i ragazzi sono arrivati, gli abbiamo dato un po' il benvenuto, noi dell'amministrazione comunale. Ringrazio davvero loro e le loro famiglie per aver scelto Casalmaggiore, Anshi, la direttrice che è qua in prima fila, seconda fila. E ringrazio tantissimo Angelo Porzani, presidente degli Amici del Casalmaggiore International Festival, Massimo Ralli che ha ideato tutto ciò e tutti i volontari e gli amici che li seguono costantemente. La macchina del festival che si mette in moto, come sapete, l'anno prima per l'anno successivo, quindi loro a fine 2017 programmano il 2018, appena finirà l'edizione programmeranno già il 2018, l'anno scorso nel 2016 hanno programmato questa edizione. Per noi di Casalmaggiore è importantissimo questo festival perché intanto consente di ascoltare buona musica e non ce n'è mai abbastanza, quindi questi grandi maestri, state sentendo questa sera un concerto che davvero mette i brividi e quindi ci può consentire 1, 2, 3 concerti al giorno. Le persone di Casalmaggiore e non solo possono scegliere di venire ad ascoltare della buona musica. E poi non è indifferente per l'economia della città, mentre magari i casalesi possono andare in località di mare o di montagna durante la stagione estiva, questi ragazzi sono qua a Casalmaggiore con le loro famiglie, sono negli alberghi, sono nei ristoranti e quindi l'economia della città ne ha certamente un beneficio. Noi come amministrazione comunale cerchiamo di dare tutto il supporto possibile, non solo in termini economici ma ovviamente anche in termini logistici, altrimenti insomma farebbero davvero molta fatica. Abbiamo anche restaurato
grazie al Casal Maggiore International Festival di Fazioli, che immagino sarà utilizzato in alcune di queste sedi. Quindi davvero adesso ci aspettano 21 giorni di fuoco, ma di gran bella musica, e quindi è davvero un grandissimo piacere essere qui stasera e venire anche le prossime sere, mi raccomando. Dedicate alcune vostre sere a questa grande musica. Buona serata a tutti, grazie. Grazie. Thank you.
Thank you.
oltre che ringraziare il maestro Wu per la performance così molto virtuosistica, volevo evidenziare che quel Hans, quell'Hack Gustovny, che è tra parentesi, che ha trascritto questi brani per l'orchestra d'archi, è il signore col contrabbasso, che ormai da qualche anno è una presenza fissa al festival, che fa un po' da chioccia a tutti questi ragazzi magnifici. Grazie ancora, Hans. Thank you.
No, io volevo cogliere l'occasione perché il maestro McGregor è un ospite del festival ed è una novità per il festival, è la prima volta che lo sentiamo, è arrivato oggi e penso che non potesse avere un migliore impatto col festival. Lui non tiene un corso, però sarà qui alcuni giorni e quindi darà questo timbro nuovo, diverso al festival. Bisognerebbe chiedere a Vittorio se avevamo già avuto in passato dei flauti. Uno, quindi lui è il secondo, è un ritorno del flauto al festival che ovviamente è ben gradito. Grazie. You are the second flute. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Non c'è male questa sera. Ha avuto anche il coraggio di presentarsi con un vestito viola, che nel teatro è abbastanza raro, ma si sentono forti. Battarino in una forma smagliante. Lucia ha un bambino che merita di essere guardato. Daniele, che verrà a Casalmaggiore fra 7-8 anni a suonare il violoncello, perché naturalmente avendo la mamma violinista lui suonerà il violoncello. Credo che meglio di così non poteva finire. Speriamo che domani e gli altri giorni non ci facciano rimpiangere questa serata. Grazie a tutti. Mi dimenticavo di ricordare che questi ragazzi che fanno parte dell'orchestra, e quindi comprimari si fa per dire, sono in carriera. Io conosco William Way, che abbiamo sentito l'anno scorso in esibizioni, bravissimo. Vladimir. Come faccia un cinese a chiamarsi Vladimir? È un po' che ce lo stiamo domandando. Bonnie Lin. Non conosco gli altri perché sono nuovi, però spendo una parola per una mia passione ultima. Una guapa de Toledo. Chiedo scusa agli altri che non conosco, so che c'è la sorella di Vladimiro, che non so qual è. Your sister. Ah. Grazie e buonanotte a tutti.